Aldo Palazzeschi, come lo conosciamo noi tutti, è in realtà Aldo Pietro Vincenzo Giurlani. E nasce il 2 febbraio del 1885, nel pieno della Belle Époque a Firenze, culla della poesia e della letteratura italiana. Da una media famiglia borghese specializzata nel commercio di stoffe e con lui nasce una nuova interpretazione della poesia e della letteratura. Vive i primi anni del Novecento, gli anni dei totalitarismi, delle guerre mondiali. Visse la nascita del futurismo, ma anche la grande guerra, davanti alla quale si dichiarò sempre neutrale. Fu chiamato alle armi e dovette andare al fronte, ma ci rimase molto poco e soprattutto durante questo periodo non partecipò mai alla cultura ufficiale. In un periodo di persecuzione, depressione e smarrimento, Palazzeschi riuscì a dare con la sua arte uno spiraglio nuovo, un sorriso che non si lasciava vincere. Assunse lo pseudonimo di Palazzeschi dal cognome della nonna. È uno dei poeti e degli scrittori più importanti del Novecento. Viene descritto come uno scrittore ironico, eccentrico, di rottura. Tant'è vero che scriveva... L'uomo non può essere considerato seriamente che quando ride. Bisogna rieducare al riso i nostri figli. Al riso più smodato, più insolente, al coraggio di ridere rumorosamente. Comincia pubblicando il libretto di versi I cavalli bianchi. Quattro anni dopo conosce Marinetti e aderisce alla sua creazione destinata ad imporsi: il futurismo. Quella tra Marinetti e Palazzeschi fu una stima e un'amicizia reciproca. Un componimento emblematico del suo essere poeta è Lasciatemi divertire, dove il poeta appunto si divertiva con le parole per combattere, quasi per rovinare, la letteratura tradizionale. Non pensa a sé come un poeta. È giovane, folle, vive emozioni molto diverse e le racconta tutte nei suoi testi. Ma Palazzeschi, che sarà sempre autonomo rispetto al futurismo, si avvicinava a questo soprattutto con l'avvicinarsi della rivoluzione. Durante gli anni del fascismo, come abbiamo detto, non partecipò alla cultura ufficiale. E anche lì, nonostante fosse distaccato da quello che succedeva, era molto influente. In quel periodo Palazzeschi era già un punto di riferimento letterario. Alla fine della guerra stava maturando delle scelte e delle idee che lo avvicinavano di più alle forme tradizionali di scrittura. E alla fine arrivò il romanzo sarcastico Sorelle Materassi, un successo di proporzioni nazionali. Ascoltiamo ora una delle più belle e significative poesie di questo autore. Scritta da un Palazzeschi molto giovane e inserita nella raccolta Poemi del 1909, interpretata dall'attore Aleandro Cagliari, direttore del Piccolo Teatro della Memoria di Milano. Si tratta dell'assolto. Allora che i miei buoni fratelli mavevan due volte sepolto, disse una voce, io non so come e dove. Assolto, mancanza assoluta di prove. Si apersero tutte le porte, si apersero tutti i cancelli, assolto. Io sono l'assolto, miei cari signori, e ora che sono fuori, guardatemi bene in viso: ho ucciso? Assolto. È la mia professione che intendo bene di sfruttare dal suo lato migliore. Assolto. Appena uscito mi accorsi subito qual era il miglior partito: fuggire? Nascondersi agli occhi della gente? Ma che? sottrarsi alla sconcezza del dubbio che ho rivesto? Ma che? Rivestirlo dignitosamente o con disinvoltura? Ma che? Niente, niente! Esibirsi, esibirsi senza misura, generosamente. Gli è perciò che io frequento le strade, il passeggio, i teatri, il caffè, come un altro uomo non assolto, e certe volte mi diverto poco certe altre molto, né più né meno di lui o di te. Si sa che color che incontrandomi intrecciava col mio bei sorrisi vedeste ora che visi, che visi mi fanno, e che voci sorprendo dai crocchi, vedeste che occhi. L'innocente si scolpa, è un farabutto lo stesso, ha taciuto, ecco tutto. Ha taciuto come un innocente, no, ha taciuto come un farabutto. E gli errori? Questi sono gli errori, i delinquenti tutti fuori. Entro per tempo in teatro, prendo possesso della mia poltrona con molto sussiego, mi volgo, mi chino, mi spiego, mi lascio ammirare giro giro con aria da Dio e se certi visi si spostano... Resta inflessibile il mio. Per i primi venti minuti lo spettacolo lo do io. Bella che stai puntandomi attraverso la lente dell'occhialino, dimmi, mio bel musino, mi desideri innocente o mi desideri assassino? Un signore là dietro dai posti distinti macina l'esto fra i denti, sul trono, sul trono i briganti e un altro, guardate che ghigna stasera, facciaccia da galera. Quando s'alza Sipario divento anch'io un umile spettatore, come lui, negli antratti ritorno un poco attore, poi ancora spettatore, come te, come tutti gli altri e se dopo all'uscita qualcuno mi aspetta io esco pian pianino senza nessuna fretta poi vado al caffè finché c'è gente sveglia nella città resta a sua disposizione nessuno deve essere defraudato nella legittima curiosità sono un galantuomo nella mia professione e non crediate che io sia tardivo ad uscire fuori al mattino ma che Bisogna pensare che il mattiniero ha gli stessi diritti del nottambulo cittadino, assolto, può sembrare poco e può sembrare di molto. Guardatemi bene in viso, ho ucciso Aldo Palazzeschi. versi che vogliono essere una provocazione ma anche una dichiarazione, un chiarimento, esibirsi senza misura, generosamente. Leo poetico, forse colpevole, dà spettacolo restando in platea, accentrando le attenzioni morbose o malevole di anonime linguacce. Passa in modo molto rapido dall'essere il centro dell'attenzione ad un semplice spettatore e poi di nuovo tenendo sempre in luce una questione fulcro dell'opera, come loro, come tutti, come te. È quel tu che è rivolto a noi, ai suoi lettori, non così distanti dall'uomo e dal poeta Palazzeschi. Alla fine dell'opera tutto resta esattamente come all'inizio, irrisolto, ma la curiosità forse soddisfatta, quella di chi va a letto tardi e quella dei mattinieri. Ma in tutto questo, e lo chiede proprio a noi, come a tutte quelle persone che lo guardano, chi con diffidenza, chi con affascinamento, sono colpevole? Guardatemi bene in viso, ho ucciso? Le parole le aveva studiate molto, le aveva derise, ci aveva giocato, le ha usate per dirci tutto e niente. Nessuna scelta è stata fatta mai per caso. Quando leggiamo un'opera di Palazzeschi non possiamo non considerare ogni cambiamento di tono, di registro, ogni più piccola differenza stilistica, perché lui sicuramente non lo lascia al caso, perché ogni parola nel mondo di questo poeta aveva un grande fascino, un fascino da scovare e scoprire, da nascondere a volte a noi lettori poco attenti, ma molto, molto significativo. Letta e interpretata da grandissimi uomini di cultura, anche del nostro tempo, questa poesia rimane una delle più vivide testimonianze della grandezza di un uomo e di un poeta. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata.